Sì, pronto? Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, ci hanno detto dalla filiale che lei cercava un ASPO a Centallo, dico bene? Sì. Provincia di Cuneo. Esatto. Ok, allora, quanti metri quadri cercava? Allora, noi lo cercavamo di all'incirca 100-120 metri quadri. Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo, quanto voleva spendere? Ma diciamo il nostro budget andava dai 150, ovviamente poi in base alle rifiniture eccetera eccetera, 320 massimale proprio. 150-320, Non so se siamo in linea con quello che avete eventualmente voi a disposizione come No, può andare base. bene. Allora, sì, quindi mi ha detto 100 metri quadri più o meno, Sì. poi metratura 100-120. Sì. Va bene. Lei aveva qualche... Allora, mettiamo l'ascensore, ovviamente. Sì, beh, Poi ovvio. voleva i box auto, qualcosa di questo genere. Allora, ecco, io avevo fatto una richiesta, non so se ho parlato con lei o con qualche suo collega, ho fatto una richiesta specifica. Sì. Abbiamo un'esigenza particolare, se era possibile, ecco perché abbiamo alzato il budget fino a quella somma. Allora, noi abbiamo in realtà bisogno, oltre di un box auto, ci servirebbe un box auto interrato che però fuoriesca con un marchingegno di sollevamento. Mi spiego, non so se ha presente, diciamo, i ponti delle autofficine, per semplificare, quelle che alzano le automobili. Ok, siccome abbiamo delle esigenze di set, perché ci occupiamo anche di insomma, servizi fotografici per Autodepoca, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno, ecco, di se esisteva o se magari con un supplemento si facevano dei lavori. A noi servirebbe quindi un box totalmente interrato, quindi invisibile al piano terra, dove viene installato questo ponte e dove può fuoriuscire ovviamente l'auto che si trova al di sotto. Questa è un po' un'esigenza particolare. Secondo me più che, cioè, non so se esiste. Noi in questo momento non abbiamo proprio nulla in quella zona, stavo guardando, però comunque sarebbe buono perché non credo esista già fatto. No, perché Bisognerebbe prendere. il suo collega mi aveva detto che c'erano un paio di situazioni del genere, che Ti esistevano, dico, le io avevate. qua non c'è niente di niente, tantomeno di quel genere. Non Poi non so. so, io non l'ho mai sentito. Magari qualche situazione, se no eventualmente, se non ci fosse, Sì. si trova una cosa con un però un pasticcio Con per Dio. farlo. No, stavo pensando se si potesse farlo fare. Se Con non alcuni. c'è tanto, allora noi abbiamo anche eventualmente, perché non è la prima volta che lo facciamo, insomma, abbiamo i mobili in Ah, varie ok. parti, abbiamo anche la ditta che lo fa, l'importante è cercare, ecco, lo spazio adatto. Sì, è già, sì. Questo l'ho inserito e boh, e si cerca il tutto, certo. Vediamo cosa troviamo. Perché il suo collega mi aveva detto che c'era una cosa del genere già con, diciamo, lo scavo effettuato. Serviva di fare tutto il resto, ma per il resto non c'è problema. I lavori eventualmente li facciamo con la nostra ditta di fiducia che è Svizzera, che ci serviamo da Certo. anni. Vediamo un po' se lo troviamo, se ne vedo. No, ma non si preoccupi. Oh, poi Cerchiamo qualcosa. nell'appunto del suo collega avevo anche detto se era possibile, sempre ovviamente abbiamo delle esigenze particolari, se c'è il bagno con idromassaggio annesso o comunque un bagno sufficientemente ampio per installarlo. Non so se ce l'ha nelle note. Va bene. Ok, d'accordo. D'accordo. Allora, ringrazio, ci facciamo sentire appena c'è qualcosa che posso fare l'urgenza. Perfetto, la ringrazio, molto Ok, gentile, buona a lei. giornata, Buongiorno. arrivederci. Salve, buongiorno.